qualche tempo fa Peugeot nel salone di Ginevra presentò la prima concept car XL, aveva stupito veramente tantissimi e nessuno poteva immaginare che quella concept car sarebbe diventata poi una vettura di serie. Ed effettivamente la nuova 508 è una concept car su strada. Come vedete il frontale è contraddistinto da questi fanali che vanno all'interno della calandra che poi fuoriesce con il grande leone posto questa volta al centro, non più sul cofano, questo è un elemento che è definitivamente sparito. È ritornato il nome del modello sul cofano, vi ricordate che si usava tantissimo qualche anno fa nel mondo Peugeot? Molto belle le luci diurne a LED che sono disegnate da queste frecce, questi cuspidi che si vanno poi a inserire nella parte inferiore dello scudo paraurti. Un altro elemento di stile, come vedete, è la fiancata molto filante, molto da coupé, grandi cerchi che vanno a riempire dei passaruota che sono importanti. L'intento dei designer di Peugeot era quello di creare una vettura che racchiudesse dentro di sé tante tendenze, ovvero il coupé, lo sport, la famiglia e il viaggio. Dettagli importanti come ad esempio i finestrini privi di cornice, tipici appunto delle vetture estremamente sportive. In questo caso mi ricorda un po' la Mercedes CLS, vedete anche nella parte posteriore con la terza luce che rimane quasi a galleggiare nell'insieme. Il modello che stiamo provando adesso è il 1600 centimetri cubici a benzina con 225 cavalli, che è lo stesso motore che adotta anche la 308 GT. È stato leggermente depotenziato, ma comunque devo dire che anche a guidarla lo sprint e la grinta non mancano, tant'è vero che abbiamo 300 Nm di coppia, una velocità massima di 250 km/h, che è veramente tantissimo. La lunghezza di 474 cm danno l'idea di una macchina ben piantata a terra, ben posata. L'altezza di poco più di 1,40 è veramente dà l'impressione che stiamo guidando effettivamente una coupé. Se la ponessimo a confronto con una CLS della Mercedes, che è la macchina che più naturalmente mi viene in mente, effettivamente la silhouette potrebbe essere molto simile. Un altro elemento di stile che mi piace molto su questa vettura, questa grande fascia nera dove all'interno sono annegate le luci diurne a LED, che sono dinamiche, si muovono in base al freno o alla freccia che voi inserite. Ma la grande novità è ovviamente il baule, che si apre completamente, lasciando un accesso a un vano molto capiente che parte da 487 litri fino ad arrivare a 1530, abbattendo gli schienali dei sedili che sono suddivisi in 40 e 60. Molto interessante tra l'altro la presenza della botola, che dà la possibilità di avere un collegamento con l'abitacolo per alloggiare anche dei colli lunghi come ad esempio gli sci. Come vedete il padiglione è molto spiovente, ma l'abitabilità interna è veramente bene sfruttabile e quattro persone adulte possono viaggiare comodamente. Nel posto centrale anche una persona di media altezza può trovare una giusta posizione, anche perché il tunnel centrale è molto basso. Per chi siede dietro ci sono a disposizione le bocchette dell'aria, fattore molto importante, e due prese USB per caricare i propri device. Il posto guida della nuova 508 è un altro capolavoro di stile, ma anche di comodità, grazie alle poltrone ben conformate che sono regolabili elettricamente su numerose posizioni e ci sono anche le memorie da inserire. Chiaramente la novità più interessante è l'iCockpit, che viene saltato maggiormente rispetto alle Peugeot precedenti, il quadro strumenti rialzato totalmente digitale, il volante piccolo che si manovra con una certa agilità. Io devo dire la verità che avendolo provato anche su 3008, 5008 ci ho trovato subito la giusta familiarità. Il tunnel centrale poi è realizzato con molta cura, all'interno infatti abbiamo dei materiali pregiati dalla pelle all'alcantara e anche il legno vero che è stato inserito in diversi dettagli di questo interessante abitacolo. L'infotainment è garantito grazie a uno schermo capacitivo da 10 pollici, c'è la possibilità di avere anche quello un attimino più economico da 8 pollici e poi c'è la tastiera che ricorda i tasti del pianoforte. Il cambio della nostra vettura, le AT8 con 8 rapporti e convertitore di coppia, che si può manovrare sia attraverso il joystick o, se preferite, magari per avere una guida più reattiva e sportiva come si addice a questa vettura, potete utilizzare le leve sul volante. Alla guida la 508 dimostra tutta la sua dinamicità, grazie anche alle sospensioni che anteriormente adottano un MacPherson e posteriormente un Multilink che è stato completamente revisionato e rivisto anche nella tecnologia. Il motore che spinge la nostra 508, come vi dicevo, è il 1600 turbo a benzina. La spinta è veramente
alta, abbiamo 300 Nm di coppia, una velocità massima di 250 km/h e un passaggio da 0 a 100 in poco più di 7 secondi. Il cambio che abbiamo a disposizione, le AT8 che abbiamo già apprezzato sulla 3008 e sulla 5008, si può utilizzare sia utilizzando il joystick presente sulla plancia oppure le leve sul volante per avere una guida più reattiva e sportiva. Il Drive Mode vi dà la possibilità di settare su 5 parametri lo stile di guida, infatti potete disporre sia dello Sport, che ovviamente rende la macchina maggiormente reattiva, cambia anche il rumore del motore, il normale che potete utilizzare in qualsiasi condizione, il Comfort e l'Eco per risparmiare qualcosa. Chiaramente il servostato elettrico regola automaticamente in base al settaggio la resistenza, la morbidezza e la precisione della sterzata. Grande attenzione è stata dedicata dai tecnici di Peugeot per rendere la 508 una vettura molto sicura grazie al largo utilizzo degli ADAS. Tra i dispositivi che conosciamo già, come il LED di riconoscimento dell'angolo cieco, la frenata di emergenza, la nuova 508 ha anche dei dispositivi inediti, come ad esempio il Night Vision, che si avvale di una telecamera infrarossi e anche al buio vi riconosce le sagome degli ostacoli. Uno degli aspetti più interessanti è il mantenimento di corsia attivo, ovvero anche se rilasciate il volante, la macchina mantiene tranquillamente la sua traiettoria. Per finire questa carrellata di dispositivi di sicurezza che sono anche estremamente tecnologici, possiamo parlare anche del cruise control adattivo, che può essere regolato su 3 distanze in base alla vettura che vi precede. Inoltre c'è anche la funzione stop and go. Dunque una vettura davvero unica. Pensate che in Peugeot hanno dichiarato che risponde già ai parametri di guida autonoma di secondo livello. Dunque se volete avere una 508 bisogna attendere settembre al lancio ufficiale e i prezzi partiranno da poco più di 30.000 euro. E dopo aver provato la performante versione GT con il motore a benzina da 1600 cm3, siamo finalmente a bordo anche della versione turbo diesel da 180 cavalli. Una vettura veramente molto interessante, anche in questo caso abbiamo il cambio EAT8, i consumi dichiarati sono anche questi veramente da provare, perché si parla di 4,3 litri per percorrere 100 km in media rispetto ai 5,7 della versione GT a benzina con motore 1.6. La velocità di punta è veramente molto alta, perché parliamo di 235 km all'ora. Il propulsore turbo diesel si è rivelato anche estremamente brillante, con ben 400 Nm di coppia.